nostro quinto giorno dell'On the Road in Salento. In questo momento ci troviamo a Gallipoli, che vedete alle mie spalle. Oggi la giornata purtroppo non è delle migliori, nel senso che c'è veramente un caldo micidiale e la temperatura ha già quasi raggiunto i 40 gradi, il cielo è biancastro, è pieno di umidità, di afa e non si riesce veramente a fare niente, anche solo camminare per 2 metri si muore. Quindi non so cosa riusciremo a fare, ma intanto andremo a visitare la città di giorno e questa sera la vedremo con le luci notturne. Purtroppo anche il microfono mi ha abbandonato, nel senso che sta facendo dei rumori di interferenze, quindi non è possibile ascoltare l'audio, quindi sto parlando senza microfono e nei prossimi video, nei prossimi viaggi ne avrò uno nuovo perché farò il reso. Intanto visitiamo la città. Andiamo! Oggi ci immergeremo nelle bellezze di Gallipoli, un vero gioiello del Salento, noto per le sue acque cristalline e la storia che avvolge il suo affascinante centro storico. Iniziamo il nostro tour dal cuore pulsante di Gallipoli, dove le strette stradine ci raccontano secoli di storia, cultura e tradizioni marinare. L'architettura è prevalentemente barocca, con influenze mediterranee. Ed è impossibile non rimanere affascinati dalle intricate decorazioni che si affacciano sui vicoli stretti. Proseguiamo verso la piccola spiaggia urbana, incastronata fra le mura antiche della città. Anche in pieno centro, Gallipoli offre angoli di paradiso dove il tempo sembra fermarsi. Nonostante la sua dimensione ridotta, è un vero gioiello, perfetto per un tuffo rinfrescante dopo una passeggiata tra le vie storiche. L'acqua qui è incredibilmente chiara. Gallipoli si trasforma, accendendosi di luci e colori. La sera qui è un altro mondo e siamo pronti a scoprirlo insieme. Mentre le luci dei lampioni illuminano i vicoli, il centro storico prende vita in modo completamente diverso. Le architetture che abbiamo ammirato di giorno ora brillano sotto un cielo stellato, creando un'atmosfera magica e quasi surreale. La vita notturna di Gallipoli è pulsante. Ristoranti, bar e gelaterie si animano, attirando sia locali che turisti in cerca di divertimento e delizie culinarie. E non perdiamo l'occasione di assaporare un altro pasticciotto artigianale.
Abbiamo esplorato Gallipoli da una luce all'altra, vivendo la sua doppia anima tra storia e modernità. Salutiamo quindi questa perla del Salento. Domani mattina proseguirà il nostro on the road verso una tappa che, come dice il nome, è davvero selvaggia. Buongiorno, oggi è il nostro sesto giorno dell'on the road in Salento. Il tempo ancora non si è liberato tantissimo, però noi proviamo lo stesso ad andare al mare. E in questo momento mi trovo nel percorso che porta a Porto Selvaggio. Abbiamo parcheggiato l'auto, 1 euro l'ora oppure 5 euro tutta la giornata. Il percorso dal parcheggio fino a Porto Selvaggio sono circa 2 km, quindi 2 km andata e 2 km ritorno, però sono in mezzo alla pineta, quindi per ora si sta abbastanza bene. Andiamo a scoprirlo insieme, venite! Dal parcheggio di Porto Selvaggio inizia il nostro cammino verso una delle baie più belle d'Italia. Il percorso si snoda attraverso una rigogliosa pineta che offre ombra e freschezza anche nelle giornate più calde. Mentre ci addentriamo nella pineta, noterete la serenità e la pace che caratterizzano questo luogo. È un cammino semplice, adatto a tutti, con un terreno prevalentemente pianeggiante. Dopo circa 15-20 minuti di cammino, inizieremo a scorgere il mare tra gli alberi. È uno spettacolo mozzafiato il contrasto tra il verde della pineta e l'azzurro intenso dell'acqua. Ed eccoci finalmente arrivati alla baia di Porto Selvaggio. Acque cristalline, scogliere imponenti e un'atmosfera selvaggia che rende questo luogo unico. Se siete alla ricerca di una giornata di mare, natura e tranquillità, questo è il posto perfetto. Spero che questa passeggiata vi abbia fatto venire voglia di visitare questo angolo di paradiso. Grazie per avermi seguito in questo viaggio. Non dimenticate di mettere like e iscrivervi al canale per l'ultima tappa del nostro On the Road del Salento. Alla prossima!